Un saluto a tutti gli amici di jeetshina.it. Oggi vedremo in questo velocissimo video un accessorio molto interessante e soprattutto compatto, elegante e molto ben costruito. Mi riferisco all'Hub USB 3.0 di AOK, un marchio che abbiamo imparato a conoscere per la qualità delle sue produzioni nelle precedenti recensioni di uno speaker Bluetooth e di un diffusore di aromi. Ma partiamo con questa velocissima recensione e vediamo che il box è quello classico di AOK in cartoncino, con questa striscia sulla quale sono riportate alcune informazioni sul prodotto e chiaramente le informazioni di contatto dell'azienda. Andiamo ad aprire il box però, e nel box troviamo immediatamente l'hub USB, eccolo qui come vedete, e sotto questo vassoio un cavo USB 3.0 e in basso ovviamente un manuale di istruzioni che è esclusivamente in lingua inglese, oltre che una sorta di tagliandino di garanzia di AOK. Ma passiamo a vedere il dispositivo e parliamone più nel dettaglio. Eccolo qui, come vedete un dispositivo molto compatto, realizzato in alluminio. Vi posso confermare la bontà, diciamo, dei materiali, la qualità dei materiali. È un alluminio davvero molto molto solido e anche il design è molto bello, seppur riprende, diciamo, un po' le linee del touchpad di Apple. Comunque un design non originale ma molto ben realizzato. Innanzitutto nella parte inferiore abbiamo questi due gommini perpendicolari che garantiranno una maggiore stabilità del dispositivo quando lo appoggerete su un piano, sulla vostra scrivania. Nella parte frontale ovviamente abbiamo i 4 slot USB 3.0, oltre a un LED che evidenzia l'attività del dispositivo e il marchio AOK. Sul lato sinistro troviamo lo slot di collegamento USB 3.0 del dispositivo al PC, mentre l'altro lato è pulito ed entrambi sono caratterizzati per una bella finitura, come vedete, circolare in alluminio. Guardate il bel effetto che fa alla luce. L'utilizzo di questo dispositivo è davvero molto semplice, vi basterà collegarlo al PC e ovviamente in pochi secondi sarà operativo. Il livello di velocità è buono ed infatti, eseguendo un test di trasferimento con lo stesso collegato con la porta principale del PC e con una delle porte di questo hub Huawei, non ho notato delle differenze nel tempo impiegato nel trasferimento di dati. Quindi diciamo che l'utilizzo, diciamo, di un dispositivo esterno USB 3.0 non causa una perdita di banda da questo punto di vista. Quindi un bel accessorio che penso vi potrebbe tornare molto utile, perché avere 4 porte USB 3.0 aggiuntive, soprattutto oggi che comunque i dispositivi con questa tecnologia sono sicuramente aumentati, potrebbe assolutamente essere molto utile. Ciò alla luce soprattutto di un prezzo di soli 19,99€ su Amazon, quindi sullo store di AOK, dove sono disponibili anche altre due versioni con più porte, ovvero 7 o 10, ovviamente ad un prezzo maggiore, e rispettivamente di 32,99€ e 35,99€. Una differenza con le altre due versioni è che questa è autoalimentata e che quindi non avrà bisogno di un alimentatore di corrente, che comunque in dotazione nella versione da 7 e 10 porte. L'hub USB 3.0 di AOK a me è piaciuto molto e, considerando la qualità, la velocità della spedizione e la sicurezza di acquistare tramite Amazon, lo considero un best buy, ovviamente per chi necessita di un accessorio del genere. Per ora quindi è tutto, io vi saluto e vi rimando al prossimo video. Grazie.